Salve a tutti, sono Cesare Saputo, studente al secondo anno di giurisprudenza. Devo dire che pensavo fosse più facile parlare qui davanti a tutti, però devo anche ammettere che non è mai facile esprimere un grande sentimento come quello che può essere la gratitudine, perché se da un lato si vuole esprimere con tutte le parole di questo mondo, dall'altro lato bisogna utilizzare la moderazione giusta per non far sentire in debito chi ha compiuto un'opera benefica nei nostri confronti. Quindi spero di riuscirci. Io è dal secondo anno che sono assegnato, questo è il mio secondo anno che sono assegnatario della borsa di studio della famiglia Gianazza, dedicata fino all'anno scorso al dottorato Alberto Gianazza, che da quest'anno invece è intitolata ai coniugi Gianazza, visto che è venuta a mancare la signora Gianazza. Sono molto riconoscente nei confronti della famiglia che mi ha onorato di questa borsa di studio, che per me non ha un carattere assolutamente economico, in quanto anzitutto è un incentivo a dare il massimo e a cercare di migliorare sempre, perché se c'è qualcuno che dà tanta fiducia a te stesso, la miglior forma di rispetto è quella di ricambiare e di non dargli il modo di pentirsene. In secondo luogo poi è un onore e anche una grande responsabilità quella di avere essere assegnatore di una borsa di studio intitolata alla famiglia Gianazza e poi di Gianazza e alla loro memoria. Ho cercato su internet, devo mettere qualche notizia, qualche informazione sulla famiglia Gianazza, ho letto il messaggio che il dottor Alberto ha lasciato ai propri figli e di questo mi ha molto colpito la frase: vivete con sobrietà e rispetto altrui. E devo ammettere che questa è la più grande forma di rispetto e di sobrietà che possa esistere, a mio avviso, anche perché chi dona una borsa di studio compie un'opera benefica e genera un circolo virtuoso, in quanto ti sprona a dare di più, a migliorare, e ti fa crescere anche con l'idea del dono e del ricambiare lo stesso, del ricambiare gli altri quando ricevuto. Quindi volevo esprimere la mia più grande gratitudine nei confronti della famiglia Gianazza, della signora che è qui presente. Grazie.